Gentili telespettatori, benvenuti a questo nuovo appuntamento con le interviste di Legal su Le Fonti TV. Con la puntata di oggi cercheremo di esaminare il mercato dell'M&A in crescita rispetto al 2016 dal punto di vista delle piccole e medie imprese, tessuto connettivo del nostro paese, con l'obiettivo di tracciare un quadro delle strategie messe in atto da parte degli imprenditori e delle piccole e medie imprese per restare competitive e attrarre gli investitori capitali dall'estero, così come sulle difficoltà che le piccole e medie imprese incontrano quotidianamente nel affrontare operazioni di fusione ed acquisizione. Siamo in presenza del nostro ospite qui in studio, l'avvocato Andrea Giardino, equity partner dello studio legale Gatti Pavesi Bianchi, che ci aiuterà ad fare il punto della situazione sul mercato dell'M&A. Buonasera. Buonasera a lei. Partiamo da alcuni elementi oggettivi. Nell'ultimo anno il nostro paese si è mosso con un trend in crescita per quanto riguarda le operazioni di M&A. Si può quindi parlare appunto di trend in crescita e quali sono eventualmente i settori più vivaci che quindi trainano questo mercato dal punto di vista della numerosità delle operazioni straordinaria? Sì, certamente credo che si possa definire un mercato in crescita, in evoluzione, e devo dire che gli ultimi anni, sia il 2015 ma anche il 2016, già il primo semestre di questo anno, sono testimonianza di un mercato molto effervescente. Vanno divisi probabilmente i settori nei quali questa grande effervescenza si è manifestata, però in generale, parlando di M&A, dopo un lungo periodo di crisi dal quale, diciamo, l'Europa e l'Italia sono stati, diciamo, partecipi dal 2007-2008 in poi, piano piano, grazie a una risistemazione del mercato, alla grande liquidità che è presente sul mercato, sia per le, diciamo, politiche fatte a livello bancario europeo centrale, ma anche per altri fattori, oggi siamo in presenza nel mercato di una grandissima liquidità che si manifesta soprattutto attraverso operatori istituzionali come i fondi di private equity e che si sposa molto bene con la situazione dell'imprenditoria italiana che si è ripresa uscendo dalla crisi in modo piuttosto significativo, ancorché rimangano una serie di problematiche soprattutto in talune aree italiane, e quindi ha dato luogo a questo fenomeno dell'M&A che tipicamente avviene quando c'è un tessuto imprenditoriale valido, quindi delle buone imprese da comprare, e ci sono soldi da parte di soggetti che vogliono investire nelle società, e questo è quello che è accaduto in Italia e anche in altri paesi dell'estero. Nel 2017 questo trend è continuato, si tratta di vedere se anche nei prossimi mesi continuerà ad essere così. Ci sono dei fattori, chiamiamoli geopolitici, di carattere generale, che potrebbero incidere e determinare un rallentamento, però ancora l'outlook resta positivo da quello che si può vedere sia sul mercato sia sulla base degli studi di settore. Questo. Bene. In base alla sua esperienza professionale, quali sono gli elementi determinanti per un buon esito di un'operazione straordinaria? Soprattutto quali sono le difficoltà che quotidianamente un imprenditore deve affrontare quando decide di intraprendere questo percorso di operazione straordinaria? Ma allora, se per operazione straordinaria parliamo di M&A, dobbiamo distinguere l'ipotesi in cui l'imprenditore non vuole uscire del tutto dalla società e quindi, ad esempio, vuol farsi affiancare. L'operazione straordinaria in questo caso è un'apertura del capitale a un soggetto terzo, che può essere una ipotesi sinergica come una joint venture, oppure far entrare un soggetto terzo, come può essere, cosa che è capitata spesso negli ultimi anni, un fondo di private equity che sono molto attivi soprattutto nel settore delle PMI, oppure l'ipotesi in cui c'è totalmente un cambio, cioè una cessione integrale. Diciamo che sono leggermente diverse, perché la prima è più in un'ottica di continuità dell'azienda e quindi si tratta per l'imprenditore di trovare il partner giusto, che sia l'industriale o, come dicevo prima, più spesso accade, il fondo istituzionale, ad esempio di private equity, che spesso viene affiancato nell'impresa quando c'è necessità di capitale, di immissione di capitale, oppure anche di competenze esterne
finanziaria, manageriale, che magari l'imprenditore ha più quelle sul business in senso stretto, ma meno quelle di carattere finanziario o prospettico, anche per apertura del mercato, ad esempio internazionali, una manageralizzazione di quel tipo. Allora, in quel caso diciamo che il successo molto è dato da quello che è il feeling tra l'imprenditore e il soggetto prescelto affinché questa operazione possa essere fatta. Quando invece l'operazione è di exit totale, cioè l'imprenditore, capita spesso in Italia il passaggio generazionale, cioè il fatto che molte delle imprese, soprattutto nelle PMI, sono ancora gestite a livello familiare, allora arriva un momento in cui nel passaggio generazionale si pone la critica domanda se far accedere le successive generazioni, se farle accedere ad esempio affiancandolo ad un operatore più professionale, oppure se del tutto non farle accedere alla gestione dell'azienda e dismettere integralmente il capitale. Allora in quel caso diciamo che il successo è più dovuto a un incontro di domanda ed offerta che non ad una scelta del partner vera e propria, questo in generale. Un elemento infatti proprio peculiare è la componente familiare che caratterizza l'azionariato delle piccole e medie imprese, italiane quantomeno. Ecco, diciamo che un'operazione di M&A generalmente comporta l'apertura del capitale verso, come lei stava appunto appena concluso, illustrato, di soggetti terzi, quali fondi di private equity, che possono insomma affiancare in questo percorso un imprenditore. Ecco, quanto conta, quanto pesa questo feeling tra l'imprenditore e il fondo di private equity e soprattutto dal punto di vista dei capitali, il mercato azionario e obbligazionario? Insomma. Ma allora, questo esempio che appena l'hai fatto è vero, partendo dall'inizio, che l'imprenditoria italiana, soprattutto diciamo, le imprese italiane, le piccole e medie imprese, perché quando state di grandi imprese già leggermente cambia, ma le piccole e medie imprese, soprattutto in Italia, che peraltro è la cosa che molto ci invidiano dall'estero, sono caratterizzate da famiglie, perché l'imprenditore italiano molto spesso è quello che ha la visione, ha il colpo di genio, ha la capacità creativa e riesce a creare la piccola azienda che poi man mano cresce e arriva ad un certo punto che ha un momento critico nel quale talvolta l'imprenditore da solo non riesce a farlo, ripeto come dicevo prima, perché vuole aprirsi all'estero o perché ha necessità di capitale, non vuole investire, magari tutti quelli che ha appena creato ne investe una parte e richiede che di poter essere affiancato in questo progetto. Allora, in quel caso esiste sicuramente il feeling di cui dicevo prima, ma oggi credo che ci sia anche una maturità maggiore degli imprenditori italiani. Mentre pre-crisi si notava spesso il fatto dell'imprenditore totalmente spaesato nell'affiancamento con l'esempio che faceva lei, il fondo di private equity. Oggi c'è una sofisticazione maggiore anche dagli imprenditori apparentemente più piccoli sotto un profilo dimensionale. Poi devo dire che spesso i professionisti aiutano in questo processo, perché è un processo che generalmente è piuttosto complesso dal punto di vista sia dei passaggi, sia anche in senso proprio pratico, sia documentale e fine sotto il profilo documentale, legale e anche finanziario. Per cui quasi sempre tutto questo processo si svolge tra l'imprenditore e il fondo, ma con una serie di advisor e di consulenti che aiutano sostanzialmente a cercare di trovare quello che è l'assetto migliore, perché poi ci sono esigenze di vario tipo, sia per ragioni prospettiche, sia per ragioni di business in senso stretto, che richiedono che ci sia l'ausilio, l'advice di operatori, di consulenti che non sono solo avvocati, sono anche advisor di carattere finanziario, di business, eccetera. E questo diciamo è un tipo di operazione che in Italia negli ultimi anni si è vista molto spesso e credo che ci sia anche una maggiore maturità non solo degli imprenditori ma anche dei fondi. In passato si definivano come locuste i fondi di private equity perché si riteneva che andassero nelle aziende e le spolpassero dei loro utili e poi non si sapesse poi se erano un bene per la crescita o meno. Oggi credo che invece ci sia una maggiore, come dire, compenetrazione di interessi tra i fondi, sì, c'è una maturità che fa sì che queste operazioni siano fatte spesso per un fine
che è abbastanza comune, che è quello di creare valore, che poi in un caso sia nel fondo per i propri investitori, nell'altro caso per l'imprenditore, per l'azienda in sé, eccetera. Però questo molto spesso è sinergico oggi, per cui i progetti si vede che spesso vanno nella medesima direzione di investire risorse, non solo di capitale, ma anche in termini manageriali, di idee, di energia, nell'ambito dell'azienda per farla crescere. Forse c'è anche una maturità differente all'interno della compagine sociale, in quanto magari un tempo l'imprenditore aveva anche una cultura differente, poi no, con il passare del tempo, anche con la presenza di figli che magari hanno anche un altro background, quindi un percorso di universitario, credo che questo porti, agevoli un po' queste operazioni, li renda un po' più snelle. Sì, io credo che quello che ha appena detto sia effettivamente molto giusto, cioè fotografa un altro aspetto importante. Io sono convinto di quello che lei ha appena detto, cioè che questa maturità sia dovuta non soltanto ad una questione, diciamo, ambientale, ma proprio a una questione anche storica, nel senso che oggi l'imprenditore non è soltanto colui che l'ha fondata l'azienda, ma è anche colui che l'ha lasciata magari ad una prima generazione o ad una seconda o una terza, eccetera, che hanno un'apertura al mondo diversa da quella che probabilmente c'era parecchi anni fa. Per cui oggi la globalizzazione, l'apertura verso mercati esteri, anche le influenze dall'estero all'Italia, perché molte acquisizioni sono state fatte da soggetti stranieri. L'abbiamo visto negli scorsi anni, tantissime aziende italiane sono state comprate all'estero, piccole, medie, ma anche grandi aziende sono state comprate. Questo comunque ha creato un mercato che è più, come dire, aperto all'estero. E quindi maturità, cultura, apertura. Anche l'IT, se vogliamo metterla in questo, l'innovazione tecnologica aiuta, no? Sì, questo aiuta. Room, quindi altri strumenti che servono, quindi veicolano anche le informazioni, cioè, insomma, voglio dire, agevolano quindi questo processo, credo che anche quello ma possa aiutare. Ma infatti la globalizzazione non è un fatto necessariamente negativo, non la dico in un'accezione negativa, la dico anche come condivisione di un certo tipo di valori o di dinamiche. E questo si comprendono tutto, meglio. Esatto, poi oggi è molto più facile per chiunque, non solo per i giovani o meno giovani, ma anche, se vogliamo, anche per il vecchio imprenditore che abbia l'intenzione di aprirsi è interessato a capire. È facilissimo oggi accedere a contenuti tramite internet, esatto, o social o tavole rotonde che si svolgono in streaming o in qualunque momento. Quindi oggi veramente il flusso della cultura per il soggetto che è curioso, a prescindere da portata di mano, è molto più fruibile. Esatto. Come ultima domanda, il ruolo del legislatore con tutto questo, perché non ne abbiamo ancora parlato, con una differenziazione, se vogliamo, tra il contesto italiano e quello europeo, se ci sono delle differenze, ecco, questo punto, dal punto di vista legislativo nell'ambito delle operazioni di M&A. Ma allora, io credo che il contesto italiano, magari dico una cosa che non è molto condivisa o comunemente affermata, però io credo che sia un contesto piuttosto favorevole per le operazioni di M&A, perché ora io non sono un fiscalista, quindi non mi addentro in settori nei quali non sono competente, però devo dire che vedendo anche quella parte nelle operazioni in generale, l'Italia è un paese che facilita questo tipo di operazioni per tutta una serie di motivazioni, per cui l'imprenditore può fare determinate operazioni che siano affrancamento delle proprie partecipazioni, che facilitano questo tipo di transazioni. Poi è ovvio che uno, se si dovesse mettere nella prospettiva di dire cosa di più si può fare, la trova senz'altro, perché ci sono tanti ragionamenti che si possono fare. L'Italia resta un paese che rispetto all'estero sotto tanti profili ha un eccesso di burocrazia, dico una cosa piuttosto scontata, però è così. Sono stati fatti dei tentativi sotto il profilo giuslavoristico che per alcuni versi possono anche aver dato un impulso positivo. Non è mai sufficiente, non è mai abbastanza, per cui rispetto all'estero devo dire che alcuni aspetti, sia di burocrazia, sia di facilitazione, anche nell'ambito dei processi transattivi, si potrebbero fare e si dovrebbero fare. Ciò nonostante, non darei un giudizio totalmente negativo, come a volte si sente dire, del contesto italiano sotto il profilo normativo. Certo, viviamo in un paese che ha una super proliferazione di normativa, quindi forse sarebbe ripartire da zero, come dire, creare un terreno vergine, cosa che è impossibile.
al di là di alcuni contesti molto internazionali. Difficile. È molto direi. Difficile, sì. Però esistono degli esempi diciamo internazionali dove si può fare, come dire, piazza pulita delle normative precedenti e rifarle, però ora, a prescindere da questa che è più una butade che è una realtà concreta, ci sarebbero varie iniziative da poter fare, ma volendole raccogliere in un grande calderone, io direi che una semplificazione significativa di vari processi sarebbe forse la cosa più concreta da fare. Va bene, ringrazio ancora l'avvocato Andrea Giardino per essere stato qui con noi nei nostri studi e aver illustrato, aver fatto una panoramica di quello che è il mercato attuale sull'M&A. Io vi ringrazio per averci seguito e vi do appuntamento con le prossime interviste di Legal sulle fonti TV. Grazie ancora e arrivederci. Grazie a voi.